Bisogna saper leggere il vento. È questa l'affermazione con cui esordisce la nostra guida, perché oggi è una giornata fredda, nuvolosa e molto ventosa. E si sa che in Islanda il tempo atmosferico non va mai sottovalutato. Ci stiamo dirigendo al Lava Center. Il Lava Center è un museo multimediale sull'attività sismica e vulcanica dell'Islanda. Si può pagare un biglietto ridotto per la sola visione di un video di circa 12 minuti sulle eruzioni vulcaniche, veramente coinvolgente. Il biglietto intero invece prevede la visita delle varie sale che contengono installazioni interattive e anche un simulatore di terremoto. Un'emozione unica in un paese che ha fatto dei propri vulcani, potenza distruttrice della natura, la propria forza turistica. Continuiamo il nostro viaggio verso sud-est e ci fermiamo alla fabbrica della lana, prodotto tipico islandese, dal cui parcheggio possiamo notare la spiaggia nera in lontananza. La visiteremo l'ultimo giorno. Proseguiamo per Eldraun. Eldraun è un campo lavico creatosi durante l'eruzione del vulcano Laki alla fine del XVIII secolo. La sua estensione è di 565 km quadrati. Vista la somiglianza con la superficie della Luna, è qui che l'equipaggio dell'Apollo 11 si esercitò alla fine degli anni 60. Con un ultimo sguardo al tramonto, rientriamo in albergo.